Stefano Pettinari, Federico Melchiorri e Raul Asensio. Sembra restringersi il raggio d'azione degli uomini mercato biancazzurri alla ricerca del centravanti da consegnare a Luciano Zauri per la seconda parte della stagione. Sempre più difficile battere la pista degli attaccanti dell'Empoli, con Lagumina finito nell'orbita della Sampdoria in Serie A e Moreo, per il quale il club di Corsi sta declinando tutte le offerte, un po' per avere una risorsa in più, un po' per non rafforzare potenziali avversarie nella corsa ai playoff, il Pescara una di queste. Lo scenario potrebbe cambiare a fine mercato, specie se il calciatore dovesse insistere per una cessione. Raul Asensio, attaccante spagnolo di proprietà del Genoa, è tornato da alcuni giorni nei radar del presidente Sebastiani e dei direttori Repetto e Bocchetti. Il giocatore ha avuto problemi a Pisa, dove ha giocato pochissimo, ed ora è prossimo all'addio, dopo l'arrivo in Toscana di Luca Vido. Su Asensio però c'è il pressing forte del Cosenza, che sembra in vantaggio su tutti. Pettinari e Melchiorri sono ex e per loro si tratterebbe di un ritorno. Per caratteristiche, come confermato dal presidente Sebastiani, Pettinari risponde perfettamente all'identikit tracciato per il profilo da inserire in organico. Bisogna fare i conti col Trapani, che non vuole privarsi del suo miglior marcatore in campionato e che a fine stagione ha anche l'opzione per il riscatto del giocatore, ora di proprietà del Lecce. Melchiorri ieri è stato impiegato per circa mezz'ora dal neotecnico Serse Cosmi nella gara di Coppa Italia che il Perugia ha perso a Napoli. È da anni un pallino di Giorgio Repetto, ma difficile ipotizzarne una partenza se prima la società umbra non prenderà un rinforzo, anche alla luce della squalifica di Iemmello per due turni di campionato. Da Pisa poi ieri era rimbalzata la voce di un interessamento del Delfino per l'esterno sinistro Francesco Lisi, smentita dalla dirigenza biancazzurra. Casella già occupata da Del Grosso, ma Sciangelo è all'occorrenza Crecco. Anche se quest'ultimo potrebbe andare incontro ad una cessione in prestito al Pordenone, visto il poco spazio trovato nel girone d'andata, anche in virtù di un infortunio. Sempre in uscita, definita la cessione, a titolo temporaneo, del terzino Davide Vitturini, che torna in Serie C, girone B, tra le fila della Feralpisalò. In stand-by la posizione di Matteo Brunori, la Juventus Under 23 resta una soluzione importante, ma sull'ex Arezzo resta vigile anche il Siena. Si complica anche la pista Matteo Gabbia, il difensore classe 99, in uscita dal Milan, interessa il Pescara, ma su di lui ci sono anche Chievo, Crotone e soprattutto il Benevento. I sanniti sono molto vicini all'ingaggio.